Parcheggiare l'auto nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza del Popolo, potrebbe diventare più facile grazie al parcheggio su due piani per circa 180 auto in costruzione sul lungotevere Arnaldo da Brescia. E qui il condizionale è d'obbligo, perché sono ormai infatti 12 anni che su questo tratto del lungotevere, al posto di quelli che una volta erano piccoli giardinetti affacciati sul fiume, c'è un cantiere quasi sempre chiuso e fermo. Dopo l'iniziale avventato progetto presentato nel 2005 che prevedeva uno sviluppo addirittura sull'intero lungotevere Arnaldo da Brescia fin quasi a Ponte Matteotti, con la realizzazione di circa 600 posti auto interrati e una piazza con affaccio sul Tevere per consentire la pedonalizzazione del Tridente, moltissimi sono stati gli intoppi. Dalla scelta sbagliata della location, che si trova esattamente sopra un grosso raccordo fognario e che ha bloccato i lavori, al ridimensionamento del progetto stesso, che ha visto più fasi, fino all'ultimo ennesimo piano presentato nel 2017, che prevederebbe 182 posti auto per una superficie occupata di oltre 8.000 metri quadri. Un cantiere fantasma, di cui molti cittadini e residenti ancora oggi si domandano lo scopo. Signora, lei sa niente di questo cantiere? No, assolutamente. Sono 4 anni che lavoro qui e l'ho sempre visto così, nessuno mai, sempre chiuso, è un ottimo parcheggio. Dovrebbe diventare un parcheggio proprio esattamente, lei questo lo sapeva? No, assolutamente, io abito qui vicino e l'ho sempre visto in queste condizioni. Pensavo che fosse qualcosa relativo alla metropolitana, ma insomma la metropolitana c'è da 1000 anni, quindi credo che siano 15 anni che sta così la situazione, ma nessuno fa assolutamente nulla. Lei lavora qui, ha mai visto qualcuno entrare o uscire dal cantiere, operai, mezzi? Nessuno, non ho mai visto nessuno. Lei sapeva che doveva diventare un parcheggio? Sì, diciamo che doveva essere un parcheggio e forse anche abitato adesso, non so se c'è qualcuno che ci dorme la notte. Secondo lei l'area ne potrebbe trarre vantaggio da un parcheggio, l'area così ma trafficata come Piazzale Flaminio? Certo, perché qui non c'è posto, nessuna auto può parcheggiare, quindi è difficoltoso. Chiunque persona entra dentro Roma ha difficoltà a parcheggiare. Sai che cosa doveva diventare? Credo un parcheggio e poi sarebbe anche l'ideale, visto che qua non si trova mai parcheggio. Se ci fosse un parcheggio sarebbe meglio, o se ci fossero i giardinetti, insomma, sarebbe sicuramente meglio in cantiere chiuso.